Presidente del Tribunale di Cremona, per paura del contagio, appena siamo entrate ci ha fatto accomodare molto distanti, tipo 5 metri dalla sua scrivania, e c'erano due sedie vicino a lei, ma noi non potevamo usufruire di questa comodità. E in più ha fatto aprire le due finestre per paura di essere contagiata. Ciao a tutti i resistenti, che cosa è successo stamattina? Siamo state convocate in tribunale dalla presidente del tribunale di Cremona alle ore 10:30, anche se ci avevano detto che un appuntamento con lei non sarebbe stato possibile, avrei dovuto mandare una PEC, ci sarebbero volute settimane. E invece, magicamente, dopo averle detto che avremmo divulgato un video su quello che era successo, durante questa sessione per decidere la selezione su 30 persone tra uomini e donne che sarebbero diventati giudici popolari, e dove lei era uscita con questa frase non voglio i Novax in quest'aula, e aveva scoperto che c'era tra quelli selezionati, tra i sei selezionati, un signore ha detto ma anch'io non sono vaccinato, e l'aveva sbattuto fuori. Siamo entrate, il mio vicepresidente non volevano farla entrare, io ho detto che avevo bisogno di un testimone, hanno fatto entrare anche lei. Ci siamo sedute e lei ha detto che cosa eravamo lì a fare. Per contestualizzare chi era il Comitato Fortitudo, che cosa aveva fatto il Comitato Fortitudo, che si era battuto in questi ultimi 2 anni per le libertà personali, ha alzato gli occhi al cielo e gli ho detto non alzi gli occhi al cielo. E lei mi ha detto di stare attenta perché a livello dialettico io la stavo importunando. Io ho detto no, che l'articolo 21 della Costituzione mi tutela da questo punto di vista perché io ho libertà di parola e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Dopodiché le ho spiegato questa segnalazione che avevamo avuto, le testimonianze all'interno dell'aula della Corte d'Assise, e che era lei la persona che doveva selezionare, che sappiamo che era lei perché era stata riconosciuta da una fotografia sul web, ha detto che è vero, lei è uscita con una frase infelice, ha detto ci mancavano solo i Novax. Io ho detto che non era vero perché abbiamo le testimonianze. Lei ha detto non voglio Novax in quest'aula, anche perché la persona che già era stata selezionata era stata esclusa da lei. Lei è sbiancata, a un certo punto ha proprio sbattuto le mani sul tavolo e ha detto silenzio! E io ho detto no, lei non mi dice silenzio, io non la chiudo la bocca. Ho preso il telefono e le ho elencato tutti i reati. Gli ho ricordato che l'articolo 3 della Costituzione prevede che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. E lei ha detto che lo sapeva benissimo, io ho detto che lei non lo sapeva e che io dovevo ricordarglielo. L'articolo 604 bis del codice penale dice che un incitamento alla discriminazione è ritenuto un reato. Lei ha detto che lo sapeva benissimo, io ho detto no, lei non lo sa perché altrimenti non l'avrebbe fatto. Ma tutti vi chiamano Novax perché non posso farlo anch'io. No, lei non lo può fare perché è un epiteto che è diffamatorio. E lei ha sostenuto che non era vero, io mi sono arrabbiata. A un certo punto lei ha alzato ancora la voce, io l'ho alzata di più. Non mi sono assolutamente lasciata intimidire, anche se qualcuno al di fuori del tribunale che abbiamo incontrato mi ha praticamente detto che da questo momento in poi io avrò vita difficile perché ho dei procedimenti in essere e in pratica questi giudici possono fare della mia vita quello che vogliono perché la legge italiana viene interpretata a loro piacimento. Da questo momento loro potrebbero farmi qualsiasi cosa, io non ho paura, perché posso dimostrare quello che lei ha detto. E quando io vi dico che posso dimostrarlo, io posso dimostrarlo, perché non sono una sprovveduta e non sono entrata senza armi a mio favore. Avete già capito? Un'altra cosa che lei ha detto che non ha assolutamente senso è che lei deve tutelare tutte le persone che transitano nei tribunali perché ci sono stanze anguste, molto piccole e perciò il contagio può dilagare. E lei deve tutelare la salute di queste persone perché c'è stata una grande pandemia e io le ho semplicemente detto,
Perché sì, un'altra cosa che ha detto è che le multe per quelli che non si sono vaccinati sono semplicemente sospese. Capite che cosa ha detto? E io gli ho detto, va bene, non è un problema, mi faccia vedere la normativa che dice che lei deve comunque continuare a alimentare questa narrativa delle restrizioni nel suo tribunale. No, io non devo farle vedere niente. No, io la voglio vedere. No, io non gliela devo far vedere. Non devo renderle conto di niente. No, lei. In pratica questa normativa non esiste. L'ultima cosa che è successa, ha detto che cosa volevamo. Io ho detto, io non voglio niente. Voglio solo ricordarle che lei non può trattare le persone così perché noi abbiamo dei diritti costituzionali garantiti. Se non è lei a garantirceli, guardiamo come siamo messi, che la magistratura in questi ultimi 3 anni non ha fatto niente. Alzava gli occhi al cielo e le dicevo, non alzi gli occhi al cielo, ci sono tanti effetti avversi. Alzava gli occhi al cielo, non alzi gli occhi al cielo. Gli ho ricordato che è una sperimentazione, gli ho ricordato che non è un vaccino immunizzante, gli ho ricordato che loro possono trasmetterci comunque la malattia perché sono dispensatori di virus, l'aumento esponenziale della morte, gli ho ricordato tutto, gli ho detto che non è edotta, gli ho detto che si deve informare con molta veemenza, senza lasciarmi intimidire dalla sua carica. Ah, in più mi ha detto che si è sentita minacciata dalla mia telefonata perché ho detto al suo funzionario che avrei fatto un video e avrei divulgato. Gli ho detto certo, ma io appena esco di qua il video lo faccio perché tutta l'Italia deve sapere come si è comportato il presidente del Tribunale di Cremona, un giudice che non tutela le persone, non tutela la legge e discrimina le persone che hanno fatto una scelta diversa. Gli ho detto che anch'io ho fatto una scelta diversa, legittima, tra l'altro dice anche la consulta che legittimamente l'obbligo vaccinale potevamo escluderlo dalla nostra vita e che sarei uscita con un video perché tutta l'Italia lo deve sapere, perché solo io decido quello che può entrare nel mio corpo e il mio corpo non l'ho venduto allo Stato. Grazie resistenti, rimaniamo uniti, diffondete il video il più possibile. L'unico modo che abbiamo, che avete per aiutare il Comitato Fortitudo a proteggere le persone del Comitato Fortitudo, a proteggere il Presidente del Comitato Fortitudo, anche se io non ho paura di niente, nonostante mi abbiano detto che appunto sto rischiando tantissimo perché questi possono adesso fare della mia vita quello che vogliono. L'unica cosa che potete fare è diffondere questo video, aiutarci a fare in modo che la verità emerga. E ho anche detto che la magistratura non ci ha tutelato in nessun modo, oltre a alzare gli occhi al cielo, si è molto arrabbiata con me. Io non ho paura di niente, non ho paura di niente. Continuiamo a lottare per la verità e per la giustizia, perché se non riescono a farlo loro, la giustizia ce la facciamo noi. Cinzia, a un certo punto lei ti ha chiesto se avevi qualcosa da dire. Sì, e io le ho risposto che se la legge è uguale per tutti, lei non sta rispettando questo principio. Questo le ho detto, anche perché era molto supponente. Si è presentata in modo antipatico pensando che davanti a lei ci fosse una sprovveduta, ma grazie a lei ha elencato anche gli articoli ai quali lei non adempie. E la cosa non è finita per ora, vedremo gli sviluppi. Io penso che voi vi stiate rendendo conto di quello che succede, perché andare contro una presidente di un tribunale non è una cosa che capita tutti i giorni, per cui vi chiediamo di sostenere il Comitato Fortitudo nella persona di Grazia Piccinelli, il presidente, anche perché si sta esponendo tantissimo. Spero che voi ve ne rendiate conto.